Appoggio esterno. Si va sempre più profilando in questi termini la posizione che potrebbe assumere l'UDC a Nocera Inferiore, creando un casus se il primo cittadino dovesse andare avanti con l'idea di una giunta tecnica. Torquato dal canto suo sembra deciso a varare entro l'inizio della prossima settimana un esecutivo a tempo, composto esclusivamente da professionisti esterni. Una decisione che lo vede costretto a mettere sulla bilancia i favorevoli ed i contrari. Dalla sua, il sindaco di Nocera Inferiore ha incondizionatamente la civica Nocera protagonista e FLI. Contrari invece UDC, Popolari per il Sud, Riformisti per Nocera. Siamo innanzitutto a governare la città per i cittadini, per Nocera, per riportare questa città a quelli che sono i valori di una volta. Sono passati due anni con commissari che comunque non hanno aiutato questa città a decollare. Sarà dura? Questa amministrazione ce la farà? Io credo di sì, noi abbiamo una maggioranza solida, il sindaco avrà i suoi consiglieri comunali che lo reggeranno e quindi andremo avanti per la nostra strada. Con lo spirito sicuramente buono e con la voglia di fare, mettendo in cantiere che le problematiche sono tante, mi auguro e lancio un appello agli amici dell'opposizione di essere costruttivi per il bene della città, perché la politica passa, l'amicizia e la città resta. Andrà a fare l'assessore? Ti posso dire sicuramente, penso, credo di no, ma per mia volontà pure, perché ho degli impegni lavorativi. Fibrillazioni starebbero agitando la civica di riferimento di Torquato sindaco appunto, in seno alla quale confronto più che dialettico tra la parte favorevole alla giunta tecnica e quella restia ad accettare l'ipotesi. Siamo ben consci del lavoro che ci aspetta, penso che il discorso di stamane del sindaco a questa proclamazione sia stato pieno di contenuti, un'apertura massima a tutte le forze politiche che interverranno all'assise comunale, consci delle difficoltà ma con tanto lavoro da mettere in campo. Quest'anno abbiamo anche la fortuna di avere una maggioranza consiliare, i problemi da affrontare sono tantissimi, dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche e lavorare nell'interesse della collettività. Anche perché le scadenze incombono ed il lavoro è notevole. Già lunedì pomeriggio il primo cittadino parteciperà a Cava all'Assemblea della Seta dopo aver sollecitato la dirigente del settore economico finanziario Lina Bracciale a procedere con il saldo di almeno una fattura alla società di igiene urbana, mentre per fine giugno, salvo proroghe, ci sono le incombenze per indirizzi di bilancio e bilancio.